Sì, siamo da Alesselli, qui a Pistoia, una trattoria di cucina tipica. Però la cosa particolare di questa trattoria è che i piatti sono tipici, ma di tutte le regioni italiane. Più o meno sì. Infatti in questo momento, nonostante siamo in Toscana e tanti piatti forti sono pugliesi e calabresi, la nostra brava Ale ci sta facendo la pasta con le melanzane. Quindi abbiamo preso le melanzane e lei le ha scelte di quelle oblunghe lunghe. Siamo nel periodo che non c'hanno i semi, quindi vanno benissimo le melanzane. Intanto ci ha messo qualcosa sul fuoco, Ale? Sì, ho messo a soffriggere l'aglio con la cipolla. Quindi mentre... E la mezzanetta. Perfetto. Mentre facciamo le nostre melanzane a dadini, il nostro soffitto... brucia. È già partito. Io controllo che non bruci. Bravo. Intanto qui sta andando un altro piatto, sempre della tradizione... diciamo meridionale, le salsicce con le cime di rapa. Sì. E prima o poi avremo anche la ricetta di quelle. No, è una ricetta di nonna. È una ricetta di nonna. Quella non si dà a nessuno. Senti, le melanzane te prima le hai messe a spurgare sotto sale? No. No, non mi piace. Un pochino le lavo, le lascio all'aria aperta, le taglio e le butto subito in padella, perché un po' di amaro poi alla fine non è che ci sta male. No, direi proprio di no, anche perché poi il basilico da ultimo dà il contrasto, poi corrono anche un pochino nel pomodoro, quindi ci pensa pomodoro a sistemare tutto. Siamo proprio in diretta, c'è lo spazio alle telefonate, è una prenotazione, sono ovviamente clienti che prenotano, perché Alesselli è una trattoria dove è una battaglia anche star dietro all'afflusso di clienti. Magari. Diciamo che vengano tutti insieme senza prenotare. Ecco, la cosa bella è questa, sanno che Alesselli alla fine non dicono mai di no a nessuno a tavola. No. E quindi uno o tre piatti ci sono sempre. Ricontrolliamo il nostro soffitto. L'ho spento. L'ha spento onde evitare rischi. La salsiccia sta facendo il suo qui. Siamo pronti? Siamo pronti con i tocchetti. Riaccendiamo il fuoco. Lei da buon siciliano, un po' di peperoncino ce lo mettiamo prima? Peperoncino sì. Ok. Peperoncino. Andiamo con quello fatto in casa di Perfetto. zia Lucia. No, veramente è zia Giovanna. Zia Giovanna, vero? Allora non è mia zia. Vai. Peperoncino. Nel frattempo giriamo questo. Ecco, sì. Ma se si attaccano poi mi dai la colpa a me. No, lo deve fare. Deve fare, perché un po' di crosticina sulla rapa è stupendo. Ecco, lì ce l'hai messo il peperoncino, ce lo metti dopo o non ce lo metti? Non ce lo metto. Non ce lo metti proprio? No. Allora è di una parte meridionale molto strana. No, no, dicano che ne uso anche troppo di peperoncino. L'aglio sì, però. Sì, è. Quindi i vampiri qui non sono bene accetti. No, direi no. Ora ci mettiamo il sale. E le lasciamo passire. Poi le giriamo un pochino. Come sale il quantitativo giusto è a occhio. Sono abituata così. Diciamo due manciate. Due manciate di sale. Di sale. Diciamo, prima partiamo con una, poi magari assaggiamo. No, no, non si assaggia mai. No, mai assaggiare. La cosa bella di Ale è che siete sicuri che il piatto che vi arriva in tavola non l'ha assaggiato lui. No, sono sempre, infatti ingrassa. Quindi ogni piatto e ogni volta è un'avventura. È un'avventura che finisce bene, però. Sì. Infatti il menù nostro... c'è scritto
piatti pazzi ma buoni. Ah, pensavo ci fosse scritto lasciate ogni speranza voi che entrate. Anche, sarebbe bellino. Ma se tornano? Se tornano si vede che non l'hanno letto il cartello. Oppure si trova a me. Ma sì, chi lo sa.